Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Uno dei fenomeni più terribili degli anni di piombo in Italia, il sequestro di persona. Una giovane ragazza che esce con i suoi amici per festeggiare il suo 18° compleanno. Una serata tranquilla e piacevole che si interrompe in modo drammatico con un sequestro di persona. Oggi vi racconto la storia della prima ragazza rapita nel nord Italia dall'Anonima Sequestri. Oggi vi racconto la storia di Cristina Mazzotti. Il sequestro di persona a scopo di estorsione è stato in Italia tra gli anni 70 e gli anni 80 un fenomeno criminale dalle caratteristiche agghiaccianti. 671 è stato il numero dei sequestri e 694 le persone sequestrate, di cui 564 uomini e 130 donne. 80 di queste persone non hanno mai fatto rientro a casa. Le regioni più colpite sono state la Lombardia, la Sardegna e la Calabria. I sequestri venivano organizzati sia da gruppi criminali comuni che si organizzavano, si costituivano solo per portare a termine il sequestro e si scioglievano una volta raggiunto l'obiettivo, oppure da gruppi organizzati e strutturati che operavano ciascuno con le proprie modalità. Il banditismo sardo e l'andrangheta calabrese avevano un forte vantaggio rispetto alle altre organizzazioni criminali: il territorio. La Barbagia in Sardegna e l'Aspromonte in Calabria erano delle prigioni perfette. Gli ostaggi venivano rapiti in Lombardia, dove erano individuati dai complici, e poi venivano trasportati o in Calabria o in Sardegna. E qui iniziavano le trattative, che spesso erano volutamente tirate per le lunghe, per aumentare il terrore degli ostaggi e l'angoscia dei familiari e far salire il prezzo del riscatto. Cristina Mazzotti aveva compiuto 18 anni il 24 di giugno e per lei era un periodo particolarmente felice e sereno perché festeggiava sia la maggiore età sia la fine della scuola e la promozione dal secondo al terzo anno del liceo classico che frequentava al Carducci di Milano. Per i festeggiamenti si era trasferita con la madre, Carla Eroldi di 49 anni, dall'abitazione milanese che era in Piazza della Repubblica di fronte alla Torre Breda, che era definita la Torre dei Ricchi, alla villa di Galliano, che è una piccola frazione di Opiglio, un paesino nella provincia di Como che è a metà tra Erba e Canzo. Per l'occasione aveva invitato anche una sua amica, Emanuela Luisari, a stare qualche giorno con lei per festeggiare i 18 anni di entrambe. Il padre, Elios Mazzotti, di 54 anni, era partito proprio quella domenica 29 per andare in Argentina. Lì viveva un'altra figlia, Marina, di 26 anni, con suo marito, mentre il terzo figlio della famiglia Mazzotti, Vittorio, di 29 anni, era rimasto nell'abitazione milanese. Elios Mazzotti era un mediatore di diverse ditte che importavano cereali, soprattutto dall'Argentina, e dato che in quel periodo in Argentina stavano cambiando diverse cose sul mercato, era andato in loco per osservare di persona la situazione. Il lunedì 30 giugno del 1975, appena una settimana dopo aver compiuto 18 anni, Cristina ed Emanuela si preparano ad uscire dalla villa di Opiglio intorno alle 21 per festeggiare. Ad aspettarle, davanti al cancello, c'è Carlo Galli, un 19enne iscritto alla facoltà di medicina di Pavia, che abita a Civenna. Era lì con la mini minor di sua sorella. Il programma della serata è quello di trascorrere del tempo insieme agli amici, che ritrovano a Erba, nel bar Bosisio. Da quel bar escono intorno alle 22 in 8 su due macchine diverse e fanno un giro per la Brianza, per le ville della Brianza. Infatti i ragazzi hanno una fitta rete di amicizie che ravvivano di weekend in weekend. Alla 1:30 la mini minor stava ritornando alla villa dei Mazzotti, mentre l'altra macchina degli altri amici era già ritornata a casa.
All'improvviso avvenne un evento totalmente imprevedibile e inaspettato. A poche centinaia di metri dalla villa, la Mini Minor, guidata da Carlo, venne bloccata. Una Giulia blu gli sbarrò la strada. Nel frattempo, una 125 gialla che li stava seguendo si fermò. Dalle auto scesero quattro persone, incappucciate e armate, che senza dire nulla fecero salire sui sedili posteriori i tre ragazzi. Li fecero sedere con la testa sulle ginocchia e li avvisarono che se avessero obbedito non gli sarebbe accaduto nulla. Gli uomini avevano un forte accento meridionale. Due di loro salirono sulla Mini Minor e ripartirono in fretta. All'altezza di Appiano Gentile, a 40 km da Opiglio, si fermarono e chiesero chi dei tre fosse Cristina Mazzotti. La ragazza, per evitare ritorsioni sui suoi amici, si palesò subito e fu incappucciata e condotta sulla 125 gialla. Emanuela e Carlo vennero legati e i rapitori cercarono di narcotizzarli con del cloroformio, ma non ci riuscirono, li lasciarono solo un po' storditi e poi ripartirono sulla 125 che li aveva seguiti. La 125 tornò indietro dopo qualche minuto. Ne scese un bandito che ritornò alla Mini per sfilarne la chiave dell'accensione e bucare le ruote posteriori dell'auto. Dopo questa operazione i rapitori ripartirono velocemente e definitivamente. La 125 fu ritrovata la mattina successiva a Solbiate Arno, in provincia di Varese, a pochi chilometri da Appiano Gentile. All'interno dell'auto vi era ancora della corda bianca, come quella utilizzata per legare Carlo ed Emanuela. Emanuela e Carlo si liberarono dopo mezz'ora, intorno alle 2 di notte, e scapparono subito a piedi in cerca di una casa da cui far scattare l'allarme. Non fu facile a quell'ora e con i tempi che correvano. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, riuscirono a farsi aprire dall'ingegnere Giorgio Montadon, che era un dirigente della cementeria di Merone. Fu la stessa Emanuela a chiamare il 113 e ad avvisare la questura di Como del sequestro. Da lì a poco arrivarono alla villa del Montadon il dottor Ceriotti e altri della squadra mobile. I due giovani fecero subito il racconto, che poi riprenderanno la mattina successiva in questura alla presenza anche della Criminal Poll. Non c'erano punti oscuri, era tutto molto evidente. Si trattava di un sequestro di persona, anche se ancora non c'erano le prove. La famiglia Mazzotti era molto nota, veniva in provincia di Como tutti i weekend e il nonno di Cristina era stato anche sindaco di Opiglio. Carla Airoldi, la mamma di Cristina, in preda all'angoscia, non voleva parlare con nessuno, mentre il fratello Vittorio riceveva i giornalisti dal cancello della villa. La famiglia chiedeva agli inquirenti di non interferire con le possibili trattative, mentre ai giornalisti chiedeva il silenzio stampa. Cristina venne portata in una cascina di Castelletto Ticino, in provincia di Novara, che era affittata da novembre del 1974 a Giuliano Angelini, un geometra di 39 anni che aveva già dei precedenti penali per traffico di tir rubati e per traffico di armi. Con lui, da febbraio del 1975, abitava in quella casa anche la fidanzata, Loredana Patroncini. Il primo lavoro che fecero i due quando entrarono nell'abitazione fu quella di circondarla tutta con una rete di stuoia di canne che ne impediva la visuale, per cui non si poteva vedere le opere che stavano facendo all'interno, ovvero la preparazione della buca dove terranno segregata Cristina. La buca era profonda 1,45 m, lunga 2,65 m e larga 1,55 m. L'altezza di 1,45 m non consentiva a Cristina di poter stare in piedi, e inoltre le pareti di cemento che erano appena state posate erano estremamente umide. Cristina era tenuta al freddo e al buio, e inoltre la reazione di quello specie di locale era garantita solo da un tubo di plastica che aveva il diametro di 5 cm. La prima telefonata avvenne il 4 luglio nella villa dei Mazzotti di Opiglio. Il telefonista era Sebastiano Spadaro, di soli 23 anni,
ma già coinvolto in passato in altri sequestri. Per darsi un tono, il ragazzo si faceva chiamare il Marsigliese, anche se in realtà non aveva nessun tipo di legame con quella città. La richiesta iniziale fu di 5 miliardi di lire, una cifra spropositata che non era assolutamente nelle disponibilità della famiglia Mazzotti. Il padre Elios si offrì in cambio della figlia, ma i sequestratori non erano interessati allo scambio. Nel frattempo Angelini somministrava alla povera Cristina sia dei farmaci sedativi sia degli eccitanti, quando aveva necessità che la ragazza scrivesse delle lettere alla famiglia per supplicarli di pagare il riscatto. Alla fine di luglio la famiglia Mazzotti aveva ipotecato tutti i propri beni e aveva chiesto prestiti alle banche, ai parenti e agli amici e era riuscita a raccimolare la cifra di 1 miliardo e 50 milioni, che equivalgono grosso modo a 4 milioni di euro attuali. La famiglia consegnò il riscatto in un appartamento ad Appiano Gentile con la rassicurazione del rilascio di Cristina. Da questo momento in poi, però, la famiglia Mazzotti non avrà più notizie da parte dei rapitori per 2 mesi. Il 12 agosto del 1975, tramite il quotidiano La Stampa, la famiglia Mazzotti lancia un appello ai sequestratori per avere notizie e riuscire ad avere ancora un contatto. I familiari sperano ancora di poterla riabbracciare. Il 26 agosto avvenne un colpo di scena perché fu ritrovato il luogo in cui Cristina era stata sequestrata. A questo punto però gli inquirenti sono sempre più convinti che Cristina non sia più in vita, soprattutto a causa del lungo silenzio da parte dei sequestratori. 80 uomini intorno alle 2 di notte irrompono in quella cascina di Castelletto Ticino, armati di piccone e martello, e sanno subito dove spaccare. Rompono una soletta di un pavimento sotto il quale trovano il luogo dove era stata tenuta segregata Cristina. Per far sparire tutte le tracce, quella buca era stata riempita con sabbia e detriti. La cella fu accuratamente analizzata, svuotata, pulita. Furono ritrovati un vecchio materasso, degli assorbenti, dei flaconi di sedativi, un pullover e un orologio. Oggetti che poi sono stati riconosciuti dai familiari come appartenenti a Cristina. Giuliana Angelini e Loredana Patroncini furono arrestati. I rapitori invece cercarono di depistare gli inquirenti, contattando telefonicamente la famiglia Mazzotti per avvisarli che il rilascio di Cristina sarebbe stato imminente. Parlarono con una zia della ragazza e dissero che il rilascio di Cristina era stato solo posticipato perché nel tragitto avevano avuto un piccolo incidente d'auto e che la ragazza si era fratturata un braccio. Nulla di grave. Loro avevano anche provveduto a farla ingessare e stavano aspettando che arrivasse il tempo di togliere il gesso. Raccontarono alla zia di aver trattato Cristina come una sorella, di non preoccuparsi. E davanti alle richieste di dare una prova della vita della ragazza, questi dissero che l'avrebbero vista l'indomani, parola di Calabrese. Però Cristina in realtà era già morta. Tutto sembrava risolto e spiegava anche il silenzio dei rapitori dal momento del pagamento a quel giorno. Le 2 ore più belle trascorse dalla famiglia Mazzotti dal momento del sequestro. Le più belle e le più crudeli. Ma il 1° di settembre una telefonata anonima avviserà i carabinieri di scavare in una discarica a Galliate, in provincia di Novara. Lì fu trovato il cadavere di Cristina, straziato dai topi, sepolto nell'immondizia, sotto una carrozzina giocattolo. Le indagini, in una prima fase, avevano brancolato nel buio. Poi un uomo legato ad Angelini, Libero Ballinari, che era un uomo esperto nell'esportare capitali oltre confine, aveva tentato di ripulire la sua parte del sequestro in una banca svizzera. L'impiegata tuttavia si insospettì e avvisò la polizia federale, che avvisò subito quella italiana. Arrestato, Ballinari cominciò a collaborare con gli inquirenti, facendo altri nomi di soggetti appartenenti alla banda e indicando con precisione il punto dove si trovava Cristina. Partendo dall'identificazione dei 2 telefonisti, Sebastiano Spadaro
e Giuseppe Milan. Successivamente si arrivò all'identificazione di chi gestiva la custodia dell'ostaggio. Dalle dichiarazioni di Ballinari, nel 1976 partì un processo a carico di Angelini e dei suoi complici, che furono imputati per omicidio per dolo eventuale. Durante il processo emerse che Angelini e la sua banda avevano ricevuto un compenso rispetto al riscatto del 10%, nella misura di 104 milioni di lire, cifra minore rispetto a quella pattuita con i calabresi per via del fatto che l'ostaggio era deceduto. Ad oggi quei 104 milioni sono gli unici recuperati rispetto al 1,050 miliardi pagati dalla famiglia. Durante il processo Angelini sostiene che Cristina era morta per un sovradosaggio di Valium. In realtà gli inquirenti ipotizzano che Cristina sia stata colpita al capo con una bastonata e lasciata morire in coma in quella discarica. Al termine del processo ci furono 13 condanne, di cui 8 ergastoli, tra cui l'Angelini. In appello, confermato dalla Cassazione, gli ergastoli scesero da 8 a 4. Oltre al Ballinari, furono condannati all'ergastolo l'Angelini, che era il carceriere, il Geroldi, che occultò il cadavere, e Achille Gaetano, che fu colui che mise in contatto i rapitori con i carcerieri. Nel 2007 c'è stata una svolta nel caso, perché grazie all'istituzione di una nuova banca dati è stato possibile dare un nome all'impronta digitale che era stata ritrovata all'interno della 125 gialla. Era l'impronta di Demetrio Latella. L'uomo confessò candidamente di essere uno dei sequestratori e fece altri due nomi, quello di Calabro, che nel 2007 aveva 72 anni, e di Talia. Fu Calabro a proporre a Talia e Latella il sequestro. Gli amici di Cristina, Emanuela e Carlo, riconobbero i tre sequestratori. Nel 2012 il fascicolo, che è passato per competenza a Milano, è stato archiviato per prescrizione del reato di sequestro e di omicidio. Nel 2015 però una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha dichiarato imprescrittibile il reato di omicidio volontario. Quindi l'avvocato della famiglia Mazziotti, Fabio Repici, ha presentato un ulteriore esposto. Ai nomi di Calabro, Taria e Latella se ne aggiunge un altro, quello di Antonio Romeo, che oggi è un avvocato civilista a Reggio Calabria. La squadra mobile di Milano attualmente sta proprio indagando su questi nominativi. Secondo la nuova indagine, nel blitz del sequestro c'erano due auto. Sulla prima c'era Romeo e Calabro, sulla seconda Latella e Talia. Calabro, Latella, Talia e Romeo sono tutti indagati per sequestro di persona e omicidio, perché segregando in quelle condizioni disumane Cristina ne hanno volontariamente causato la morte. A parte Latella, tutti gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ma la procura non si ferma e punta a scoprire chi all'interno dell'Andrangheta aveva deciso e pianificato il sequestro. Ai funerali di Cristina, che si tennero nella chiesa parrocchiale di Opiglio, parteciparono 30.000 persone. I suoi genitori le dedicarono delle parole estremamente commoventi. Accogli Dio l'anima di Cristina, vittima innocente della miseria umana, e fa che il suo sacrificio risparmi per sempre ad altri le sue e le nostre sofferenze. Ti abbiamo dato il nostro amore e ora non sei più solo nostra, sei di tutti, perché tutti ti amano, mamma e papà. 7 settimane dopo il ritrovamento del cadavere di sua figlia, il 5 aprile del 1976, Elios Mazziotti morì a causa di un infarto mentre si trovava in Argentina per lavoro. Prima di morire, Elios aveva espresso il desiderio di creare una fondazione in memoria di sua figlia per aiutare tutte le famiglie che si trovavano a vivere il dramma di un sequestro di persona, e con lo scopo anche di arginare il fenomeno. Un amico giornalista della famiglia, che era direttore anche del quotidiano La Provincia di Como,
suggerì di dedicare la fondazione al recupero di quei giovani che avevano determinate problematiche sociali, anche in considerazione della giovane età di diversi rapitori di Cristina. La fondazione nacque così per contrastare la diffusione dei comportamenti antisociali e per fare anche da cassa di risonanza nei confronti delle istituzioni. Il quotidiano La Provincia, in accordo con la famiglia Mazzotti, lanciò una raccolta fondi per la nascita e la costituzione di questa fondazione. La partecipazione popolare fu enorme e fu raccolta la cifra di 100 milioni di lire, che sarebbero circa 400.000 euro di oggi. Ogni lettore aveva versato mediamente 10-15.000 lire, che sarebbero come dire 30-40 euro attuali. Le prime attività furono appunto indirizzate verso i giovani, aiutando e finanziando diverse strutture scolastiche in provincia di Como. Contemporaneamente la fondazione organizzava meeting ed eventi annuali che andavano a studiare la filosofia criminale e per sensibilizzare i media e soprattutto l'opinione pubblica. Nel 1979 la fondazione fu una tra le prime a fare delle collaborazioni per studiare il fenomeno del bullismo. Negli anni 90, quando ormai fortunatamente il fenomeno dei sequestri di persona andò scomparendo, la fondazione si dedicò più ai problemi ambientali, socioambientali. Si occupò molto del disagio giovanile e soprattutto della protezione psicosociale durante l'adolescenza. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!